Liberi.tv, Riccardo Cristiano, ci troviamo a Rogliano nella tenuta Bocchi Neri, che è l'unica nel sud Italia ad avere una casa sull'albero. Oggi siamo qua perché presentiamo il mio libro, che è La compagnia del lupo e la 40esima porta, edito da Officina Editoriale d'Acleto. Al mio fianco il professore Eugenio Maria Gallo, una persona molto nota della zona e che io sono veramente onorato di avere come moderatore, colui che mi farà le domande, che comunque mi racconterà anche qualcosa, penso, del luogo e soprattutto delle iniziative culturali che vengono svolte non soltanto, insomma, qui all'interno della tenuta, ma che lui nell'arco degli anni so che ha eseguito. Quindi chiedo proprio a lui questo, le iniziative culturali, un po' di parlare della tenuta, insomma, di quello che sono le bellezze della zona che molti non conoscono e che meritano di conoscere. Iniziative culturali che abbiamo fatto in questa tenuta sono tante, dalla presentazione di libri a giornate ad hoc per alunni della scuola media, della scuola elementare, della scuola superiore. E addirittura abbiamo avuto anche l'opportunità di una esperienza scuola-lavoro che ci ha consentito di catalogare tutti gli utensili presenti nel museo. Ovviamente è stata un'esperienza anche di studio e altre ce ne attendono, soprattutto sul fenomeno brigantaggio, anche in considerazione del fatto che, secondo la leggenda, nelle due grotte che abbiamo qui nella tenuta avrebbero dimorato, in occasione di due rapimenti, uno nel dicembre del 1861, l'altro nel giugno del 1863, alcuni elementi della banda di Pietro Monaco, marito della famosa brigantessa Cicilla. Presentazione di libri, abbiamo avuto, io dico quelli più importanti, abbiamo avuto qui nella tenuta la presentazione di alcuni libri di un avvocato dell'Ametino, mi pare, se ricordo bene, spero di ricordare bene anche il nome, Cosentino, avvocato Cosentino, che praticamente scrive sul camminare nella natura, sul viaggiare intorno alla natura e all'interno della natura. Poi abbiamo presentato anche qualche libro sulla pandemia, la prima e la seconda ondata. Abbiamo presentato qualche altro testo su figure del nostro territorio. Di recente, nemmeno 10 giorni fa, è stato presentato anche un libro di un giovane PM, il titolo non lo ricordo perché io quella sera ero impegnato a Fiume Freddo e quindi non ho potuto partecipare. Stasera è l'occasione di un libro che io ho letto, di un autore, probabilmente lo conosci pure tu. Pare di sì, forse sì. È un libro che ho letto e che ho trovato molto interessante e molto bello. Uno scavo sul binario, e dico binario per dire che è uno scavo condotto attraverso due rette parallele che alla fine però convergono, ed è uno scavo in cui, sarò costretto a ripeterlo dopo per gli amici, in cui l'autore si avvia alla ricerca di sé e del mondo in cui il sé si esprime. Sembrano due rette parallele e non dovrebbero incontrarsi mai. Alla fine il punto di convergenza lo trovano in quello che è il senso del romanzo, il gnosis auton, gnoscete ipsum di Socrate, conosci te stesso, e il fine del messaggio, che sta nell'amicizia, sta in un rapporto che l'uomo trova all'interno di sé attraverso la ricerca che fa di sé, e sta in questo amore carissi carnicar etictusa ai, diceva Sofocle nella Iace, quest'amore che è benevolenza, l'amore che è
il bene non mio, ma della persona che amo, e che ha una duplice valenza, perché quando uno dice amo, ama la persona del cuore, la moglie, il proprio compagno, ma l'altra valenza è il prossimo, amare gli altri. Quindi questa benevolenza che traduce essenzialmente la misura dell'amore e dell'affetto che insieme convivono nell'amicizia. Io non posso aggiungere altro, perché il professore mi ha fatto venire i brividi. Vi dico soltanto questo, perché ha interpretato il libro come non l'aveva fatto ancora nessuno e penso abbia davvero colto nel segno. Quindi adesso vi invito a seguire la presentazione, vi invito a seguire soprattutto le attività della tenuta Bocchineri e del professore Eugenio Maria Gallo, perché è molto molto bella questa iniziativa che continua proprio in un posto, una location unica che è la tenuta Bocchineri a Rogliano, e non bisogna disperdere le energie, bisogna venire qui vicino per trovare alle volte quello che si cerca, la ricerca di sé ma anche la ricerca dei luoghi. Liberi TV, Riccardo Cristiano, Rogliano.